Mino Politi, dirigo una piccola azienda internet a Milano. Ma Gianni Damo per me oggi rappresenta, interpreta, è una persona che interpreta la voglia di cambiamento che c'è in questo paese. È un paese che così ha una classe politica che ha fallito, un po' la debolezza della sinistra, un po' il populismo della destra, che ci ha portati in condizioni piuttosto disastrose e che però, diciamo, proprio da parte della gente, delle persone, della società civile, esprime un grande desiderio di cambiamento. Secondo me è un sindaco possibile perché è una persona che, grazie alla sua esperienza, così da uomo indipendente in politica e questi ultimi 5 anni in Consiglio Comunale, è una persona competente, che ha in testa un'idea chiara, un progetto chiaro di città, una città che vuole aprirsi ai giovani, dare molte più possibilità di lavoro per i giovani e molto attenta all'ambiente, all'urbanistica. Perché io Damo? Perché Damo, secondo me, è una persona libera, cioè una persona che fa politica da alcuni anni a livello istituzionale, cioè in comune, una persona che sa ascoltare, sa anche mediare, però è una persona indipendente, penso che non si lasci condizionare da interessi che a volte sono presenti ma non fanno il bene della città. Ma la città nuova, secondo me, dunque, Piacenza è una città che negli ultimi anni un po' è cambiata, a mio parere, cioè è migliorata, sta migliorando, però è una città a volte un po' stanca, un po' chiusa, no? Allora questa città deve aprirsi sempre di più ai giovani, al nuovo, dare più opportunità ai giovani e cercare quindi di essere, deve essere una città più aperta al nuovo e alle novità, all'innovazione. Questo è ciò che deve avere Piacenza.